che si fa vanto del disequilibrio, si fa vanto dello sbilanciamento in nome del decisionismo e del personalismo. Quindi c'è il mito del voler fare veloce, fare velocemente, fare decidere velocemente piuttosto che bene, piuttosto che accuratamente, piuttosto che ponderatamente. Ecco che quindi questo governo ci sta spingendo in discesa a velocità folle, e io spero che il Paese si scuota da questo torpore e capisca velocemente che sta andando nella direzione sbagliata. Se così non fosse, ci sarebbe da dover poi, dopo essere stati in discesa in maniera così veloce, dover risalire una lunga e faticosa salita per ritornare ad essere una nazione governata da istituzioni normali. Grazie. Grazie, deputato Segoni. Adesso è iscritto a parlare il deputato Daniele Capezzone. Prego, deputato. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, come conservatori e riformisti diciamo che è un tema che ci appassiona, quello delle riforme istituzionali, ma che ci delude profondamente per come è stato sviluppato. Lo diciamo con franchezza da subito. Crediamo che su questo ci sia stato un grave errore di impostazione del governo che ha fatto perdere all'Italia un anno e mezzo, inchiodando l'agenda politica e istituzionale prima all'Italicum e poi al Senato con il pasticcetto che sta venendo fuori. Il Presidente del Consiglio disse che quella delle riforme era a suo avviso la password per sbloccare il sistema. E qui sta l'errore blu, a nostro avviso. La password per sbloccare il sistema sarebbe stata un'operazione shock su tasse, spesa e debito pubblico per rilanciare l'economia ed evitare il tunnel del declino. E invece si è perso l'anno buono, il 2015, in cui l'Italia avrebbe potuto usufruire di condizioni economiche esterne irripetibili. Dopodiché, venendo al merito, l'operazione complessiva tra Italicum e riforme istituzionali è pericolosa e sbagliata. Vedete, signori del Governo, in questa parte dell'Aula, qui fra noi conservatori e riformisti, non troverete cultori dello status quo costituzionale. Anzi, riteniamo che tanta parte degli errori, in particolare della sinistra italiana, siano derivati per decenni proprio da un approccio immobilista, direi feticista, rispetto alla Costituzione del 46-48, che purtroppo, per le note ragioni storiche, comprensibile paura per l'eredità del ventennio fascista, eccetera, quella costituente non fece tesoro della proposta di Calamandrei ed altri di un vero passaggio al presidenzialismo e a una repubblica decidente. Si scelse purtroppo una repubblica dei veti, dei freni, della paralisi. Ora quindi, 70 anni dopo, che cosa si doveva fare a nostro avviso? Andare al cuore del problema, e cioè prima scegliere lealmente una forma di Stato e una forma di governo. Lo dico con semplicità, decidere se andare a Washington, se andare a Londra, se andare a Parigi, naturalmente adattando i vestiti e il modello al corpo che doveva indossarlo. Poi, solo poi, scegliere un sistema elettorale. E invece si è fatto il contrario. Renzi non ha affrontato in modo limpido il tema della forma di Stato e della forma di governo, ma lo ha fatto surrettiziamente, attraverso la legge elettorale. Morale? Avremo ancora istituzioni deboli così com'erano e invece avremo un partito fortissimo che in ultima analisi potrà determinare tutto senza bilanciamenti e senza contrappesi dal Quirinale alla Corte Costituzionale. Peraltro, e questo è il tema che voi stessi nel vostro stesso interesse dovreste considerare, scaricando nel gioco interno delle correnti del partito vincitore contraddizioni pericolose, perché destinate ad essere affrontate non sul piano istituzionale con adeguati checks and balances, ma con prove di forza extraistituzionali tra correnti di partito. Venendo ad aspetti più puntuali, noi abbiamo critiche di fondo. Intanto, il Senato era meglio abolirlo se si voleva fare una cosa chiara e seria.
Se non lo abolisci, allora per elementari ragioni di democrazia lo devi almeno eleggere. Altrimenti avrai senza legittimazione democratica una seconda Camera che diventerà fatalmente una controcamera, cioè un'assemblea che per acquisire rilievo politico cercherà di contrapporsi sistematicamente alla prima Camera. Pensate se un giorno riconquisterà la maggioranza alla Camera e il centrodestra. Secondo voi cosa faranno al Senato le maggioranze regionali prevalentemente di sinistra? Giocherebbero al gioco del veto, della contrattazione continua, del ricatto politico. Ma questo accadrà anche se vincerete di nuovo voi. Ecco perché era migliore la nostra impostazione. O lo abolisci quel Senato o lo eleggi. E invece, ai tempi del Nazareno, il PD e purtroppo anche pezzi di centrodestra che ora strillano combinarono questo capolavoro. Noi conservatori e riformisti in tutti i passaggi abbiamo proposto in positivo emendamenti per un vero passaggio alla Terza Repubblica, tutti e sempre respinti, in particolare tre temi centrali. Primo, proponevamo un tetto alle tasse e alla spesa in Costituzione, per stabilire dentro la Costituzione che ci deve essere un limite preciso al di là del quale la tassazione e la spesa pubblica non possono andare, perché deve essere lo Stato a servire i cittadini e non il viceversa. Prendo un minuto su questo. Vedete, nel 2011-2012 si inserì in Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il Parlamento di allora, un solo liberale a quel tempo prese la parola, Antonio Martino, per esprimere perplessità che ovviamente non furono ascoltate. Il Parlamento di allora dimenticò un principio di fondo. Il tema non è il pareggio di bilancio. Il tema è il livello a cui fai il pareggio di bilancio. Se fai il pareggio di bilancio con tasse e spesa oltre il 50%, allora sei nella Bulgaria degli anni 70. Se invece, come noi vorremmo, lo fai con tasse e spesa poco sopra il 30%, massimo ad un terzo, allora sei in uno Stato liberale. Avete detto no. Secondo tema, proponevamo il presidenzialismo con l'elezione popolare diretta del capo dello Stato, senza farlo eleggere dai partiti, la forma di Stato, la forma di governo. Avete detto no. Terzo tema, dicevamo Senato abolito o eventualmente elettivo, avete detto no. E ora arriva il referendum, che sarà ridotto a un rodeo al quale il Presidente del Consiglio conta di arrivare accompagnato e assistito da una RAI alla venezuelana. Anche questo, signori del Governo, è un segno di arroganza e insieme di debolezza. Sei debole nel Paese perché in economia non stai combinando granché, e allora che fai? Occupi il potere, metti le mani sulle aziende di Stato, lottizzi la RAI peggio di tutti i tuoi predecessori, e non era facile fare peggio di tutti i predecessori, praticamente nessuno escluso, e cerchi di lanciare un referendum plebiscito accompagnato da una RAI formato Caracas. Non so se vincerete, ma perderete comunque, perché qualunque sia l'esito del referendum, apparirà chiaro che si tratterà di un parlare d'altro, di una vostra PlayStation di palazzo rispetto alla reale situazione economica del Paese. Concludo, signora Presidente. Fra qualche anno sarà impietoso il confronto tra la Costituzione del 46-48, della quale pure, come ho già detto, non siamo certamente adoratori, e invece questo pasticcetto. Nella Costituente del 46-48 c'erano giganti a discutere, da De Gasperi a Togliatti, da Croce a Einaudi, da Nenni a Saragat a Calamandrei. Stavolta, signori del Governo, questo prodotto costituzionale resterà come un sigillo di superficialità e incompetenza di questa classe dirigente, e mi spiace per voi, come lo ha ben definito Mauro Mellini, in particolare del suo nocciolo etrusco. Grazie. La ringrazio, deputato Capezzone. E adesso è iscritto a parlare il deputato Rocco Palese. Prego. Sì, grazie, signora Presidente. L'Aula oggi è chiamata in ultima lettura a esprimersi su una modifica profonda della Costituzione. Io non ho nessuna difficoltà, avendolo sostenuto da sempre, signora Presidente, che è un errore, cioè gravissimo, produrre e attuare modifiche così profonde alla Costituzione, come è stata quella della modifica del titolo quinto del 2001, come fu quella anche proposta dalla centrodestra nel 2005-2006, e così come questa volta, perché modifiche così profonde della Costituzione necessariamente e obbligatoriamente